oggi, 16 maggio, il premio di giocatore del mese della MASL a colui che detiene il record di miglior realizzatore all'esordio nel torneo. Accogliamo con un grande applauso Mr. Giorgio Chinaglia. Esco per ultimo. Sì, è perché lui prima mette tutto a posto per bene. Sì, perché mi hanno insegnato che dalle cose piccole che nascono quelle grandi, non al contrario, che a fare la cosa giusta non si sbaglia mai. Non sono molto bravo con le parole. Ho sempre preferito far parlare di go. Ho lavorato duro, ho lavorato tanto per questo, per ottenere questo risultato, per poter giocare un giorno con i migliori calciatori del mondo. Resto indietro perché non mi piacciono le interviste, le cose, non mi piace parlare di me. Poi, non so mai che cosa dire. Quando avevo 6 anni, mia nonna mi ha messo su un treno diretto in Galles. Raggiungevo i miei genitori che erano dovuti emigrare. Ecco, durante quel viaggio ho promesso a me stesso che un giorno avrei avuto una casa, una famiglia, che sarei diventato ricco, che è esattamente quello che è successo. Non c'è nessun mistero, nessuna magia. Mi piace giocare! E la vita mi ha dato la possibilità di farlo. Mi ha dato in dote questi 2 bei polmoni, poi il resto, magari quel poco, ma ce l'ho messo lì. Sono dovuto partire un'altra volta. Mi è costato molto prendere questa decisione. Decidere di essere davanti a voi stasera, io ho dovuto buttarmi alle spalle una parte importante della mia vita. Io sono stato costretto a deludere persone a me molto care che avevano fiducia in me. Ma ovunque sono andato mi sono trovato bene. Poi allenarmi, correre, ma è un sacrificio. È una gioia per me. Come il paracadute. Eh sì, poi, magari in primi istanti, ma poi dopo. Come quella volta che col Martini siamo atterrati a Torre di Quinto. In questo momento i miei vecchi compagni di squadra stanno giocando una partita importante, fondamentale. Fondamentale. Io non sono lì con loro. Soprattutto non so come sta andando. Io sono contento, no, dell'onore che mi fate. Ma vi giuro che vorrei essere in quel campo, dall'altra parte dell'oceano, con loro. Oggi era uno di quei giorni in cui correre non bastava. Bisognava mettere quel qualcosa in più, che non è difficile. Basta rispondere presente. Poi tutto nasce da cose piccole, quasi insignificanti, come il compagno che con la coda dell'occhio ti dette il passaggio e tu gliela rimetti lì dove nessun altro potrà mai arrivare. E poi il destino. Mi state dando questo premio perché sono un centravanti. Perché ho fatto dei gol, qualcuno più importante, altri meno importanti, qualcuno bello, come altri meno bello. Lo scopo del mio lavoro, ecco, anzi è lo scopo della mia vita. Sì, perché grazie al gol che ho sconfitto la povertà, e anche grazie al gol che sono tornato in Italia, e anche grazie al gol che sono qui davanti a voi questa sera. Eh sì, il destino. Perché improvvisamente il ragazzino che raccoglieva i palloni a bordo campo fino all'altro ieri ora indossa la maglia numero 9, quella di Chinaglia, e non è cambiato niente, uno sguardo finto al portiere e palla nel sacco, e vedi ragazzino che ora è giocatore vero, che comincia a correre con le braccia aperte. Dai Bruno, dai che ancora non si è fatto niente. Eppure vi dico che tutti i miei gol, tutti, io li baratterei volentieri con uno solo, importante, fondamentale,
fatto in quel campo a migliaia di miglia da qui. Lo senti nella? E cominci a crederci anche te che i miracoli esistono. Eh sì, perché il miracolo è essere al posto giusto nel momento giusto. È quell'attimo che vale la vita. Qualcuno grida il tuo nome. Tu incominci a correre con la palla incollata al piede, testa alta, 50 metri di campo come una prateria. Perché eravamo una squadra. Una squadra vera. L'unica a cui abbia mai sentito di appartenere in vita mia. E più la porta sta vicina, più penso mica devo cacciare per forza. Siamo una squadra, ma ognuno è il suo. E allora vai Roberto, segna, fai il gol della vita e domani compra il giornale con su scritto Badiani è il salvatore. Finale a Sigigaglia, Como Lazio 2-2, Bianco Celesti Salvi, Tommaso Mestrelli, alla fine della sua squadra, ha compiuto l'ennesimo miracolo. E dico questo premio al mio allenatore, Tommaso Mestrelli. Perché senza di lui non sarei mai diventato quello che sono. Questo è per te, Tommaso. Noi te lo dobbiamo. Tu ci hai regalato un'esistenza diversa da quella che c'era destinata. Questo è uno di quei momenti per cui vale la pena vivere.